Tornate le voci. Sì, e le sento di giorno, di notte, in camera, in bagno. Tagliatemi la lingua, strappatemi i capelli, mozzatemi gli arti, ma lasciatemi l'amore. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, i fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Ma quasi mi cade un benzinaio. È malata di mente. È demente. Non c'è nessun farmaco sulla terra che può dare un senso alla vita. Sara, sei tu che permetti questo stato assurdo. Le voci che lei sente non sono altro che una proiezione del suo inconscio, della sua immaginazione, della sua patologia. Ho sognato che andavo dal dottore. E che mi dava 8 minuti di vita. Sono stata seduta in quella cazzo di sala d'attesa per 1 ora e mezza. Adesso io la devo salutare, quindi adesso riapro gli occhi e ci salutiamo. Mi raccomando però che la prossima volta... Mi devo essere addormentata. E va bene. Mi faccio le medicine. Mi faccio la lobotomia chimica. Forse così sarò un po' più capace di vivere, cazzo. Questo atteggiamento, Sara, non ti fa bene. L'abbiamo aiutata. La paziente si è svegliata in una pozza di vomito e ha detto: dormi come un cane e ti sveglierai piena di puzza.